Mi dividerete un po' la parola, non so chi dei due inizierà. Marco, cominci tu. Va bene, io non devo accettare niente perché va bene. È un affare di Stato tra Loredana e Filippo. Però io, conoscendo te e sapendo che volevo fare questo libro, ho detto: ma scusate, il buon Giovanni magari ci dà una mano e facciamo qualcosa anche di più bello. E qui però mi ha incassato Filippo e ha detto: va bene Marco, a te la parola. Allora, scusa per sfigurare la vostra bellissima lingua. Con la storia di con Gino Spadon e questa amicizia con un signore che ho mai incontrato, perché lui dopo mi ha riscritto con un francese assolutamente perfetto, che all'inizio non capivo che aveva un nome come Gino, pensavo che lui era un francese. So dire che questo libro alla fine sono delle foto di Venezia, non vuota, anche con abitanti, ma è chiaro che la mia vita a Venezia è abbastanza fuori, per strada, la mattina molto presto, fino a 10 ore. E dopo faccio il lavoro a casa che devo fare, perché il mio lavoro è piuttosto davanti al computer. Dopo. Allora c'è un'espressione in francese, non so se c'è in italiano, de se casser les dents sur quelque chose, si rompire le denti su qualcosa. Sul testo di Marco, perché avevo letto prima il libro di Tiziano Scarpa, Venezia un pesce, che è un testo per me abbastanza facile da leggere. Però allora, dopo lui, perché lui gioca con la lingua, fa delle... E allora, ma potevo sentire che c'era un piacere di giocare con la sua lingua e mi piaceva di fare un libro con questo tipo di testo, sapendo che sarebbe molto molto difficile dopo a tradurre.